Oggi possiamo dire senza tema di smentita che il cibo in Campania è innocente, quantomeno il cibo non c'entra. Le criticità sono così esigue che non rappresentano elementi di preoccupazione. Abbiamo 20.000 esami che ci confermano questo dato, quindi abbiamo le prove. Il cibo è innocente in Campania. Stiamo proseguendo questa attività. Ovviamente io non sono un negazionista, non escludo le criticità, però nelle aree dove c'erano interramenti non c'è produzione agricola che arriva sulle tavole. L'agroalimentare campano è salvo e noi siamo una regione che lo può dire perché ha fatto controlli a tappeto per dirlo. A questo abbiamo lavori poi fatti che vengono da lontano, che in qualche misura in questi anni ci hanno visti impegnati in trincea, in prima linea, come per esempio la tracciabilità della mozzarella di bufala. Noi tracciamo la mozzarella di bufala non campana ma italiana, perché tutti quelli che hanno allevamenti bufalini fanno riferimento al nostro sistema. Il nostro sistema prevede che chi produce latte bufalino dica quanto latte ha prodotto e a chi lo vende, in modo che attraverso questa azione poi di controllo noi sappiamo quanta mozzarella c'è. Questo ha stabilizzato il prezzo del latte, ad esempio, no? Abbiamo fatto in modo che non arrivassero, come dire, latti esteri che in qualche misura non avevano poi tutti i requisiti e i controlli che invece sui nostri areali vengono fatti. O anche la diossina, oggi noi abbiamo 300 esami all'anno perché abbiamo il laboratorio sulla diossina oggi in istituto e controlliamo attraverso le nostre produzioni qual è il livello di diossina nei nostri cibi. E questo significa che quando ci sono criticità interveniamo, sequestriamo, eliminiamo, quindi siamo forse l'unica regione in Italia che fa circa 300 esami all'anno sulla Ecco, diossina. finora ci sono state delle criticità, dottore, legate alla diossina? In passato, nel 2008, le abbiamo quasi del tutto estinte, perché molta della diossina veniva prodotta in casa, no? Qualcuno aveva addirittura la pessima abitudine di incendiare i teli di plastica utilizzati in agricoltura a fine coltivazione. Queste cose le abbiamo corrette, abbiamo eliminato il rischio. O anche, tornando indietro, il lavoro fatto sulla brucellosi. Noi abbiamo eliminato la brucellosi, non del tutto, perché è una malattia infettiva subdola, ma da quella che era, il dato è che c'era prima, nel 2002, 2003, fino al 2007, abbiamo eliminato la brucellosi dall'allevamento bufalino. E stiamo continuando a fare questa nostra azione. Questo è un ente che fa circa 4 milioni di esami all'anno. Un lavoro di squadra, per il quale io ringrazio l'istituto, ringrazio i colleghi che ci hanno sostenuto, che hanno dato una mano, e soprattutto i giovani ricercatori capaci e competenti che ci stanno consentendo di svolgere queste attività, che sono